Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Vedrete anche la location diversa perché sono nella mia cucina. Ho voluto fare questo video e ho condiviso l'idea e seguito l'idea di Silvia dell'angolo di Saidori e voglio fare questo video svuota la spesa, approfittando del fatto che mi è appena arrivata la spesa a casa, perché come sapete, se mi seguite anche nel video che avevo fatto, il video tag Tutti pazzi per la spesa. Io faccio la spesa online all'S Lunga, quindi mi arriva direttamente il fatturino con tutti i prodotti a casa, quindi ho tutto qui imballato e ho deciso di montare la fotocamera e così vi faccio vedere tutto quanto. Allora, nella spesa online, come vedete, tutto viene imballato a seconda dei colori, a seconda del contenuto. Ah, mi scuso anticipatamente se le luci, le riprese non sono delle migliori. Allora, quindi spero che mi vediate, ragazze. Iniziamo subito con questo più frutta light. Senza zucchero aggiunto, questa era una confettura in offerta e della marca Sigillo di Garanzia Vis Confetture di Qualità. Questo è al lampone, mi sembra ottimo. Io faccio sempre colazione con la marmellata ultimamente, buonissima, e ve ne parlerò nei prodotti finiti. Quella lì di un'azienda agricola siciliana, gli agrumi, buonissima. Comunque questa è Vis più frutta lamponi light, quindi ci piace. Poi avocado, perché io ne vado matta e lo mangio tantissimo, sia nelle insalate che così da solo. Quindi tre avocadi ho preso e poi ho voluto provare il mango. Voglio fare un piatto Thai con mango e riso. Magari se vi può interessare poi ve lo faccio anche vedere. Quindi questi due per il momento li metto qua. Poi i surgelati, non vorrei interrompere la catena del freddo, comunque mi sbrigo. Allora, minestrone, questo Esselunga mi piace tantissimo e costa poco, 15 verdure surgelato, sono 1,2 kg, ottimo. Poi le patatine McCain, che sono le migliori indubbiamente, queste al forno chips, e un altro di minestrone. Poi, scusate, ma mi devo necessariamente abbassare. Allora, ho preso questi, sono solo albumi d'uovo, quindi bricche di albumi, per fare i miei vari pancake oppure delle semplici frittatine, solo albumi, che è sicuramente più sano dell'uovo normale. Poi degli affettati. Ho preso mortadella di pollo e tacchino, questa aia. Poi l'arrosto di tacchino, sempre Esselunga, Esselunga. Quindi questo aia e invece l'arrosto di tacchino a marca Esselunga. Poi ho preso, vediamo, l'amato yogurt greco, questa qui de Faye. Si pronuncia, c'è scritto proprio sulla confezione, 2 da mezzo chilo. Poi fiocchi di latte, i miei amati fiocchi di latte, questi sono a marca Milk e trovo sia alla Ocean che all'Esselunga, sono buoni e costano sugli 80 centesimi a confezione. Poi ricotta, ho preso sia queste qua Vallelata monoporzioni che questa Santa Lucia. Questa è la preferita di mio marito e questa è la mia. Poi altri latticini, mozzarelle, il pacco famiglia, ho preso questo qua Esselunga, 3 mozzarelle da 125. Pacco convenienza di Würstel,
aglia classico. Questo li ho presi perché io faccio spesso dei rustici con la sfoglia che poi vedrete che ho comprato, così preparo e già il pranzo è pronto, se non ci dovessi essere tutto il marito viene comunque sfamato. Poi besciamella chef pronta per cucinare per fare le lasagne. Ecco qua, come vi dicevo, la sfoglia Buitoni, io prendo questa qua rettangolare Buitoni, è la migliore, è la migliore tra tutte le sfoglie, quindi io faccio spesso tanti rustici. Gnocchi di patate, questa è marca Fidel, che trovo solo all'Esselunga, è buono, ci sono spesso delle promozioni. Poi grattugiato, Esselunga, questo è per mio marito, io a me non piacciono i formaggi stagionati, io mangio soltanto ricotta, mozzarella, Philadelphia, sapori un po' infantili, ma solo quelli mi piacciono. Yogurt magro 01 senza aspartame dell'Esselunga, questo in comprugna a pezzi, perché io sono cambiata tantissimo da quando ero piccola, volevo tutti gli yogurt cremosi senza un filo di, sta registrandosi, senza un filo di frutta, invece ora mi piace a pezzi. Poi yogurt sempre faie, questo qua al cocco che è fenomenale, vi avevo messo anche la foto su Instagram, è una droga questo. L'auricchio sempre per l'uomo di casa, uguale ligasi per il caciottino. L'auricchio, sì, è proprio auricchio, caciottino è della marca Hochwald, non lo so, penso tedesca, comunque venduta all'Esselunga. E il Philadelphia Light spalmabile, che è uno dei pochi formaggi che mangio. Poi ho preso, vediamo un po', i grissini prodotto in Italia, Biscopan, questi al sesamo sono i nostri preferiti, senza olio di palma, vedete, comunque senza olio di palma, e mi piacciono, come con panatico sono molto buoni. Poi la carta forno cookie, avevo terminato la carta forno, tutto in diretta, ragazze, non è, come potete vedere, forse è inutile anche la specificazione, ma non avevo preparato nulla. Marca Fidel, caffè istantaneo, la stessa marca degli gnocchi che trovo solo all'Esselunga. È un caffè solubile, perché io non faccio più il caffè dalla moca, ma beviamo soltanto il caffè solubile o nell'acqua calda o nel latte, ci troviamo bene. Questo qua, che è in grani molto grossi, si scioglie molto meglio rispetto alla semplice polvere. La polvere rimane un po' più collosa, questo si scioglie bene. Poi le lasagne all'uovo, le emiliane Barilla, così faccio le lasagne perché il ragù è il mio pezzo forte, però non la lasagna, non l'ho mai fatta proprio la sfoglia. Le gallette di mais, che sono molto più saporite di quelle di riso, questa marca Esselunga. Cioccolato Lindt 70% cacao, buonissimo, e le mie ricola alla liquirizia. Poi mi abbasso di nuovo, vediamo qua. Credo che interromperò il video, vi faccio vedere questo e poi sistemo le cose e continuo con la spesa. Ho preso intanto l'antiodorante Original Elicia, efficacia garantita, 0% alcol, microspugna, effetto asciutto 48 ore. Questo Dove Talco, che è spray che è sempre il preferito di mio marito. E invece quest'altro è per me, e gli spazzolini da denti super convenienza Colgate. Ora interrompo il video, sistemo la spesa e torno subito. Eccomi qui di ritorno, ho sistemato un po' la spesa, se no non ci capivo niente. Allora, vi voglio far vedere il proseguo della spesa.
Ho preso questa bevanda vegetale al riso Esselunga, quest'altra a marca proprio Esselunga, quest'altro buon per te, soia e riso, e il latte scremato a marca Esselunga. A casa mia beviamo quasi sempre bevande vegetali perché abbiamo scoperto, sia io e mio marito, che troviamo difficoltà a bere il latte vaccino. Siccome ne beviamo in grande quantità, la mattina, allora abbiamo deciso di optare per quelle vegetali. Però a volte io sola mi prendo lo scremato, il latte vaccino, perché mi si monta meglio. Come sapete, mi ha regalato a Natale il montalatte elettrico e quindi per coccolarmi un po' con il latte schiumato e denso e corposo, mi prendo questo latte vaccino, anche se ho trovato un latte di soia che si monta ugualmente, però si trova solo al Carrefour, quindi quando ripasso da lì lo compro. Comunque, queste tre sono a simbolo perché in realtà queste tre sono a simboleggiare, ne ho prese diverse confezioni. Spero che abbiate sentito quindi la parte in cui vi dicevo che beviamo per lo più latte vegetale, e questo è quello che preferiamo: riso o soia e riso. Questo della marca Buono per te. Poi le mie formelle Vetabix, formelle di frumento integrale, che la mattina sciolgo, ne prendo tre nel latte, le metto direttamente la tazza al microonde e si crea proprio una pappetta che adoro la mattina. Ho preso l'olio extravergine di oliva classico a marchio Esselunga, buonissimo. La passata di pomodoro cirio, ne ho prese due confezioni, come vi dicevo il ragù è il mio forte, quindi ho preso il pomodoro. Queste sono la mia passione più che di mio marito, le cipolle borretane a marchio Esselunga, aromatizzate con aceto di vino. Io spesso proprio le metto a tavola così la sera e ne prendo un po' come contorno, sono buonissime. E il succo di limone di Sicilia, questo qua già spremuto, lo so che non c'è niente di limone di Sicilia, nel senso che sarebbe meglio comprare il limone e poi spremerlo e tutto, ma ci arriverò quando sarò più organizzata. Per il momento questo è comodo e quindi utilizzo questo e ne bevo sempre tutte le mattine. Poi la crusca di avena del Molino di Chiavazza, la marca. Questa crusca di avena è diversa dalle altre che trovate in giro perché la crusca di avena si trova sempre tagliata molto finemente, diciamo. Invece questa crusca di avena si avvicina molto di più al fiocco di avena, quindi è molto più consistente, dà più soddisfazione. Come vedete, si può utilizzare sia a colazione nello yogurt e nel latte, ma anche nelle zuppe, che è un utilizzo diciamo meno noto rispetto a quello della colazione. Io infatti lo metto anche come invece dei classici crostini di pane nel minestrone e mi ci trovo benissimo, mi riscalda e mi dà sapore, quindi proprio ottimo. Ho preso queste vaschette d'alluminio che sono sempre comodissime quando soprattutto sono in vena di cucinare, preparo tutto e poi congelo. Poi ho preso, allora, carne. Allora, fesa di tacchino a fette con lo sconto del 20%. 5,45 euro sono 650 grammi. Poi le spinacine, cotolette con pollo e con spinaci in foglia, queste qua che sono veloci per una cena sprint, marca Aia. Poi la carne trita di bovino e suino misto per il famoso ormai ragù. Poi l'affettato da gastronomia Esselunga Ferrarini precotto, va bene, comunque il prosciutto cotto Ferrarini, questo qua è quello invece che confezionato classico, è tagliato proprio al bancone, quindi ha un sapore molto più fresco, meno conservato. Le banane per la scimmietta di casa, che è mio marito, se ne possono prendere insieme al latte vegetale e alle gocciole a chili, tanto non si sprecherebbero mai. Poi, come verdura, i finocchi,
e questa insalata riccia. Io in genere con le verdure vado, scelgo in base a quelle che sono di stagione e quelle che sono in offerta. Questo getto. Eccoci qua con l'ultimo sacco, che è il più pesante. Allora, abbiamo le... Ci siete ancora? Sì. Le mie amate mele. Queste sono mele Golden Naturama, buonissime. E non ne ho mai... L'ho sempre presa a pacchi così perché costano meno e non ne ho mai trovata neanche una rovinata. Quindi c'è anche da dire bravi al servizio Esselunga a casa, che seleziona benissimo i prodotti. Poi mi sono presa le patate dolci, queste sono troppo troppo buone anche da sole, così al forno, buonissime. Le verze, queste da fare sia come contorno, come zuppa, in tutti i modi, adoro le verze. E per finire le carote. Ecco qua, direi sì che tutta la spesa è finita. E vi ho fatto vedere un po' tutto quello che mangio. Ovviamente se proseguirò in questa fila poi vedrete altre spese con altre cose, perché varia in base alla stagione, in base al periodo e tutto. Spero che vi sia piaciuto, spero che nonostante la cattiva illuminazione vi sia piaciuto entrare un po' di più nella mia vita. Spero che Silvia dell'angolo di Saidori apprezzerà questo video e mi guarderà. E basta ragazze, io termino il video qui, finisco di sistemare la spesa. Grazie se avete visto il video fino qui, iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video. Vi lascerò tutti i riferimenti ai miei vari social nell'info box. Vi ricordo come sempre il giveaway che voglio aprire al raggiungimento dei 500 iscritti, con tantissimi prodotti per voi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, cresciamo e basta, that's it. Ci vediamo presto. Ciao ragazze. Muah.